Oggi ci siamo trovati qua in piazza, anche se qualcuno diceva cosa fate un presidio, che ormai abbiamo già l'incontro fissato il 30 a Roma al Mimit, ma invece era un importante segnale per dire alla città che ancora il problema non è chiuso. L'avvertenza Wärtsilä è tutt'altro che risolta. All'annuncio a fine estate dell'interesse di Mitsubishi e Ansaldo Energia per rilevare il polo produttivo di Bagnoli è seguito un lungo silenzio e oggi i sindacati e i lavoratori hanno fatto sentire la loro voce con un presidio in Piazza Unità e gli incontri con il prefetto Pietro Signoriello e con l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen. Ma oltre a quell'annuncio di fatto non abbiamo avuto nessun elemento che possa dire c'è un tempo, c'è un'attività che si andrà a fare. Quante persone verranno assorbite su questa attività? Quindi siamo in totale assenza di informazioni. Quello che noi abbiamo detto oggi al prefetto e all'assessore Rosolen presente per conto della regione è che noi vogliamo venire via da quel tavolo del 30 con degli elementi di prospettiva in mano, e quello che ci è stato insomma fatto capire è che ci saranno degli elementi sul tavolo. Insieme a una cinquantina di lavoratori, le segreterie territoriali di FIM, FIOM, WILM e le RSU di Wärtsilä hanno chiesto chiarezza sul futuro del polo produttivo al di là della prossima scadenza il 31 dicembre della cassa integrazione per i lavoratori. Ma siamo arrivati a novembre. A quest'ora noi avremmo dovuto avere già almeno lo scheletro di un impianto per un piano industriale futuro. Perché noi stiamo parlando non di fare una ricollocazione di 300 lavoratori, qua stiamo parlando di fare una reindustrializzazione del sito completo. E abbiamo ottenuto le rassicurazioni sulle quali non avevamo dubbi, che il progetto è sempre condiviso a livello territoriale da tutte le istituzioni e si va a Roma per chiedere questo, non per chiedere ammortizzatori sociali, ma un futuro industriale per Trieste.